Il 14 settembre suona la campanella, manca un mese. In realtà i plessi scolastici dovrebbero essere già funzionali dal 1 settembre, perché parte la didattica ordinaria. Ci sono i recuperi da parte degli studenti in debito che li hanno ricevuti in pagella, iniziano le disposizioni logistiche, tutti, docenti compresi, dovrebbero essere ormai pronti al via. Insomma, mancano meno di 20 giorni. Si tasta il polso della situazione attraverso l'appuntamento Skype di TV Open Toscana con la segretaria generale di FLC-CGL, la provincia di Livorno, Licia Mataresi. Direi che il primo settembre sarà un problema ricominciare anche con diciamo il recupero dei debiti dei ragazzi, perché quest'anno le cattedre, tante cattedre sono state occupate da personale a tempo determinato, quindi il primo settembre non saranno in sede, quindi sono tutti posti che rimarranno vacanti, per cui non si sa bene se i ragazzi che dovranno recuperare i debiti avranno il loro insegnante, l'insegnante della, diciamo, dell'anno precedente, e quindi questo è un primo problema. Il problema sarà la difficoltà, secondo me, di attingere intanto dai concorsi, sicuramente no, perché i concorsi hanno fatto domanda i nostri docenti, però non si sa bene questi concorsi quando verranno fatti, per cui tutti i posti accantonati per il concorso ordinario e per il concorso straordinario chiaramente rimarranno vacanti e dovranno attingere dalle graduatorie del personale a tempo determinato. Questo creerà una difficoltà nel reperimento e nel reclutamento del personale, perché sarà tutto fatto per via telematica, ci saranno le scuole che dovranno verificare la validità dei titoli di accesso del personale, quindi abbiamo poco tempo. Noi abbiamo sentito le prese di posizioni di alcuni comuni tra provincia di Livorno, provincia di Pisa, i quali stanno operando il più velocemente possibile, prendendo come punto di riferimento il fatto che intenderebbero evitare in qualsiasi maniera il ricorso alla didattica a distanza laddove, insomma, non si verificassero quegli spazi che sono richiesti dal Ministero. È chiaro che la didattica a distanza ha creato delle difficoltà sia da un punto di vista proprio organizzativo delle famiglie, ma anche per quelle zone intanto dove la linea non è così semplice da avere, quindi ci sono dei posti in cui non arriva proprio il segnale, quindi è discriminante in tutti i sensi, ed è discriminante, ce ne scordiamo a volte, e questo è un tema a cui io tengo molto. Della disabilità, non ci dimentichiamo che tanti ragazzi nelle scuole sono certificati, e la disabilità, che io la chiamo diversabilità, che mi piace di più, questa diversabilità è stata trascurata e è stato discriminato tutta una parte di popolazione scolastica che ha tutto il diritto invece all'istruzione, deve avere le pari opportunità, e quindi dobbiamo evitare nella maniera più assoluta una didattica a distanza primaria, diciamo fondamentale. Possiamo utilizzare la didattica a distanza come integrazione, come recupero, laddove magari ci fosse bisogno. Io lo vedo meglio per una scuola superiore dove i ragazzi magari sono autonomi.